Vangelo secondo Matteo. La tua parola, o Signore, sia sempre più nella mia mente, sulle mie labbra e nel mio cuore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quale cosa avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Ecco, cerchiamo di meditare un po' questa parola, i quattro passi successivi. Cominciamo dal Vangelo. E dal Vangelo prendiamo soprattutto l'inizio, questa è una pagina ricchissima, prendiamo solo un punto, questo che Gesù dice: quando pregate non fate come i pagani. Diciamo una volta: quando pregate non fate come i pagani. Ecco, i pagani al suo tempo, oggi un po' di meno, ma avevano una loro religiosità, erano persone religiose, addirittura nell'antica Grecia, poi anche nel mondo romano, c'erano tanti dei, c'erano tante pratiche religiose. Ecco, però c'è una caratteristica che Gesù non approva. Dice che questi pregano credendo di essere esauditi a forza di parole, cioè mettevano la loro fiducia non nel Signore, in Dio che ascolta, che è buono, ma in quello che facevano loro. Era una preghiera un po' deviata, un po' presuntuosa, dove il punto di appoggio non era Dio stesso, ma era la formula, una specie di magia. E questa tendenza ogni tanto ritorna, perché è una tendenza umana molto importante, quasi di imprigionare Dio in certe formule. Allora tu fai la visita a sette chiese, così succede così, fai questa novena così, così succede così. Cioè, dove hai il punto di fiducia è ciò che noi facciamo con una certa formula. Questo è contro il primo comandamento: non avrai altro Dio fuori te. E un po' di poggiare su di sé, sulla propria capacità, la propria bontà, le formule che usiamo. E Gesù la corregge, questa grande deviazione, dicendo: Dio Padre, che ti vuole bene, sa già di che cosa hai bisogno. Quindi non ti sperdere in queste formule che lo devi informare, che devi quasi costringere Dio a fare quello che vuoi tu. Ecco, ma la preghiera che Gesù ci porta è un esercizio di fiducia in Lui, un esercizio di fiducia e di ascolto di Lui, perché noi siamo davanti a qualcuno che ci vuole bene, che è onnipotente, che ha una sapienza infinita diversa dalla nostra, che tante volte dispone la nostra vita in modo diverso da come noi vorremmo, ma sicuramente per un bene più grande che noi a volte non conosciamo. Quindi la preghiera nostra è un esercizio di fiducia e di ascolto. È più importante per noi ascoltare il Signore che non dirgli le cose. Possiamo dirglielo, perché così nasce il rapporto diretto, ma non è che dobbiamo informare Dio delle nostre cose, Lui già le sa già. Noi parliamo come un bambino parla alla mamma, questo, questo, già la mamma tante volte sa di più del bambino di quello di cui ha bisogno, eccetera. Quindi è un esercizio di fiducia e poi di ascolto. Questo ascolto lo vediamo
anche espresso un po' nella prima lettura, perché lì siamo 600 anni prima di Gesù, quando è stata scritta questa pagina, c'è un esercizio di grande fiducia nella parola di Dio, la parola di Dio onnipotente. Quindi noi andiamo dal Signore cercando che Lui ci parli, cercando di ascoltarlo, perché quella parola è importantissima, una parola di Dio può cambiare la nostra vita. Ecco, quindi un esercizio di ascolto e di fiducia, soprattutto in questo tempo di Quaresima. Ecco, poi mi viene in mente stamattina una cosa che ho letto tanto fa, ho studiato tanto tempo fa, sulla Madonna. Quando il Papa Paolo VI la presenta in un documento importante sul culto mariano, la presenta innanzitutto, dice che lei è la Vergine in ascolto, la Vergine in ascolto che accoglie la parola di Dio con fede. Ecco, una caratteristica bellissima, di solito non si ricorda tanto della Madonna. Sant'Agostino dice che lei concepì credendo prima di concepire nel cuore il Verbo di Dio, nel seno il Verbo di Dio, concepì credendo, perché il grande prodigio dell'incarnazione come è avvenuto? È avvenuto dal fatto che Dio le ha parlato attraverso l'angelo, lei si è fidata, ha creduto. Da questo atto di fede procede l'incarnazione del Verbo. Se Dio le avesse parlato, non tanto, eccetera, ma lei non avesse creduto, l'incarnazione non sarebbe avvenuta. Sant'Agostino, che è sempre profondo, dice: lei prima ha concepito nella mente e poi ha concepito nel suo seno, perché l'incarnazione dipende dall'atto di fede di Maria. Quindi lei anche ci aiuta ad andare verso questa preghiera più profonda, fatta di ascolto del Signore e di fiducia in Lui. Ecco, mi è venuta in mente questa cosa anche perché sapete che oggi è la festa della donna e mi piace anche, come si dice, ricordare, presentare non solo alle donne ma anche a noi uomini, questa figura della Madonna. Perché c'è una chiamata delle donne molto speciale a imitarla, non solo a invocarla, ma a cercare di rassomigliarle nell'apertura verso Dio, nella fiducia, nella forza, nella tenerezza, eccetera, eccetera. Ecco, perciò io concludo e adesso faremo, dopo una breve pausa, un canto all'offertorio che si intitola Come Maria, un canto bellissimo, così sia.